Signora Borsellino, lei rappresenta oggi un punto di osservazione di questo evento che vuole celebrare la donna, le donne che hanno sofferto. Ma guardi, io non faccio altro che condividere la mia esperienza di figlia, che condivide soprattutto con i ragazzi, con i giovani, la propria esperienza personale e di vita, ovviamente legata moltissimo all'attività lavorativa di mio padre. Cerco di veicolare alle nuove generazioni valori che mi sono stati trasmessi, lo faccio con molta, diciamo, umiltà, lo sento come un dovere proprio civile, prima di figlia e poi come appunto cittadina, proprio perché credo, questo è un insegnamento proprio di mio padre, che la vera lotta alla mafia può essere fatta con quel cambiamento culturale e morale che deve passare prima di tutto per le nuove generazioni. Soltanto quando le nuove generazioni le negheranno il consenso, ecco, la criminalità organizzata avrà più possibilità di essere sicuramente sconfitta. Qual è la valenza che questo premio può avere per il sociale? Ma io credo che appunto, io ho detto sin dall'inizio che veramente dedico questo premio a quell'esercito di docenti e di professori che veramente si occupano di educare i nostri figli, a volte per molto poco, per gli stessi figli che a volte si rivoltano contro, anche gli stessi genitori. Ecco, io credo che un paese che abbia a cuore se stesso deve veramente investire sui docenti, sulla scuola e quindi sulla cultura. Io credo che oggi, ecco, questo premio, per quanto mi riguarda, serva proprio a rimarcare questo concetto. Quanto si avvicina la verità all'inchiesta sull'attentato? Ma guardi, parliamo le carte. Nel 2017 c'è stata una sentenza, quella conclusiva del Borsellino Quater, che ha definito quello di Via Lamedio il più grave e grande depistaggio della storia giudiziaria di questo paese, quindi uno dei più gravi errori della storia giudiziaria di questo paese. Indagini e processi fatti male. Oggi si sta cercando di capire, grazie all'attività di nuove procure, perché tutto questo possa essere avvenuto. È ovvio che questo depistaggio, per quanto grossolano, è veramente un'offesa all'intelligenza non soltanto della nostra famiglia, ma dell'intero popolo italiano. Ecco, il depistaggio comunque, anche nella sua grossolanità, ha avuto l'effetto che doveva avere, cioè il passare del tempo, e il passaggio del tempo in questi casi è deleterio, compromette quasi per sempre la possibilità di arrivare alla verità, ma non per questo si deve tendere, si deve smettere di tendere ad essa, perché significherebbe veramente perdere la speranza, e questo noi non lo riteniamo ammissibile. Ecco. Per quanto riguarda il premio che riceve questa sera, una dedica speciale alle donne, che messaggio sente di dare alle donne in qualità di premiata questa sera? Ma io ritengo che quando le donne, ecco, si spendono nella politica, come nelle istituzioni, come nell'impegno sociale, riescono a dare quell'impronta particolare, quell'impronta in più che poi riesce a indirizzare verso un vero cambiamento. È una questione proprio di temperamento, no? Di sensibilità, e spesso questa cosa fa paura, questa capacità di produrre cambiamento che hanno le donne spesso fa paura. Allora comunque bisogna rivendicare queste qualità, no? E bisogna, credo, lasciare anche più spazio alle donne di prendere posto appunto nella politica, così come nell'economia, ecco. Io ritengo che la
rapporto di una donna sia veramente fondamentale o comunque tanto importante quanto quella dell'uomo. Grazie.